Caro Tonino, avresti compiuto oggi 79 anni e avremmo scherzato, come sempre, su quella differenza esatta di 10 anni fra me e te che ti faceva sentire un mio fratello maggiore. Ma te ne sei andato presto, troppo presto, 13 anni fa, nemmeno 66 anni, dopo una fulminante malattia, i cui primi sintomi, ti ricordi, mi impedirono all'ultimo minuto di venire alla festa di un mio compleanno, che spesso passavamo assieme, così come tante presentazioni dei miei libri, alle quali non mancavi mai. Dico queste cose perché, prima del celeberrimo giornalista, prima di parlare del tuo essere cronista vero, prestato allo sport, voglio parlare della tua umanità, del tuo credere profondamente all'amicizia e del tuo attaccamento profondo ai figli, alla famiglia. Il tuo era, comunque, un mondo televisivo che oggi pochi potrebbero comprendere, fatto di tenerezza e di cuore, di artigianalità e di improvvisazione, quando il 90° toccava e superava i 9 milioni di spettatori perché non parlava ai tecnici o agli strateghi del calcio, ma al cuore della gente, ai tifosi e anche a quelli che di calcio non capivano, ma ne vivevano l'autentica e purtroppo perduta essenza, quella che si percepiva negli stadi bar dopo le partite o nelle case degli italiani quando la domenica sera si controllava la schedina del Totocalcio con la speranza di poter cambiare vita. Quando avere le immagini un'ora dopo la fine del match era un'impresa e persino il replay era complicato. E tu affrontavi quelle sfide settimanali non con la prosopopea o la sicumera di taluni oggi, ma con la coscienza di essere al limite, con quel po' di ansia che agli occhi della gente ti faceva diventare uno di loro. Le battaglie assieme, spesso contro molti, la tua affettuosa attenzione anche ai miei consigli, le nostre discussioni anche da punti di vista diversi, ma con la certezza della reciproca stima e attenzione, ci avevano legato in modo tale che la nostra amicizia andava oltre molte cose, compreso il tifo, quasi necessariamente opposto, tu per l'Ascoli, io per l'Ancona. E ci abbracciammo comunque quando poco prima di andare in onda in un TG regionale io ero alla conduzione, mentre stava andando la sigla a Perugia, il gol di Ventura nello spareggio Ancona-Ascoli per andare in B regalò ai dorici la promozione proprio a scapito del tuo Ascoli, perché niente poteva davvero creare un solco nella nostra amicizia. Hai sempre creduto in me appoggiandomi in qualunque iniziativa e saresti stato orgoglioso e partecipe anche a questa edicola del trap, come tu mi chiamavi, con quel tuo modo unico di dire trap, che mi è rimasto nel cuore e che oggi ogni tanto mi pare di sentire quando mi immergo nei ricordi come ora. I grandi lasciano un segno in un modo o nell'altro e tu grande lo sei stato perché quell'impronta è nel cuore davvero di tantissimi.